Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Iniziamo subito dando la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Cicotti. Per Walter Franz, a Gemona del Friuli, è prevista sabato 3 ottobre l'ultima tappa del suo personale Giro d'Italia. Il tour in bici è partito il 14 settembre per raccontare a tutti la vita del figlio autistico Josef. Un giro che ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e in particolar modo la sanità sulle necessità di affrontare e convivere con l'autismo. Sul nostro territorio ci sono ancora poche strutture specializzate e poca informazione sul tema, situazione che crea per molte famiglie isolamento e abbandono. Walter Franz, quindi, in questo progetto, partendo dal Friuli e percorrendo tutta l'Italia, ha voluto paragonare il suo viaggio alla vita di tante famiglie che con alti e bassi, con piccole gioie e traguardi, ma anche con enormi sacrifici, devono affrontare il problema dell'autismo. Per gli appassionati delle due ruote sarà possibile accompagnare Walter Franz in alcuni tratti negli ultimi 5 giorni del suo Giro d'Italia, collegandosi al sito www.alwaysentusiasmo.it. Per chi volesse conoscere la storia di Josef può sempre accedere allo stesso sito e chi volesse può dare il proprio contributo alla raccolta di fondi che continuerà anche al termine di questo straordinario giro in bici. È tutto, Sabrina Cicotti per Radio Science. Bene, e adesso riprendiamo con le altre notizie a livello nazionale. Iniziamo subito con l'omicidio di Lecce, meticolosamente è stato premeditato. Su un foglietto il cronoprogramma del killer ha inseguito Eleonora e Daniele sulle scale. Il testimone dice: li ho sentiti urlare, basta, ci stai ammazzando. Nel decreto di fermo di Antonio De Marco, aspirante infermiere di 21 anni che ha confessato il duplice omicidio, gli investigatori ricostruiscono nei dettagli la notte in cui sono stati uccisi Eleonora Manta e Daniele De Santis. A cominciare dalle ripetute telefonate di emergenza dei vicini di casa che dicevano si sentono delle grida allucinanti proprio con violenza inaudita. Gli investigatori scrivono che nonostante le ripetute invocazioni a fermarsi urlate dalle vittime, l'indagato proseguiva nell'azione meticolosamente programmata, inseguendolo per casa, raggiungendolo all'esterno senza mai fermarsi. Contante, il 2020 è l'anno di rottura col passato, l'uso della carta si è intensificato anche dopo il lockdown, il rapporto degli operatori dice così che ora aprono al patto col governo, il dossier dell'osservatorio carte di credito e digital payments curato da Assofin, Nomisma e Ipsos, nel 2019 il numero di pagamenti elettronici è cresciuto del 7%, un processo che il lockdown ha accelerato. Quasi 8 cittadini su 10 hanno fatto acquisti online e aumenta quindi la frequenza con cui viene usato il POS, specialmente il contactless, sicuro dal punto di vista sanitario. In questo contesto si innestano le nuove misure previste dal piano cashless del governo, aperto il tavolo con gli acquirer, obiettivo ridurre le commissioni e azzerarle per gli acquisti fino a 5 euro. Caso Becciu, il Financial Times scrive che la Segreteria di Stato Vaticana investì 100 milioni di sterline in case di lusso a Londra. Non era solo il palazzo di Sloane Avenue, ma una rete di immobili di pregio. I nuovi documenti non configurerebbero alcun illecito, precisa il giornale, ma gettano ulteriore luce sulle attività finanziarie della Segreteria di Stato. USA 2020 verso il primo dibattito TV tra Biden e Trump. Dalla preparazione dei candidati ai temi, insomma, cosa aspettarci dal confronto? Inaugurati nel 1960 con un mitico scontro tra John Fitzgerald Kennedy e Richard Nixon, i faccia a faccia in diretta TV restano un appuntamento importante di ogni campagna elettorale. Questo arriva in un momento non facile per il presidente in carica, colpito dalle rivelazioni del New York Times sulle tasse.
Dal canto suo, lo sfidante democratico dovrà rispondere ad attacchi sulla sua famiglia e confrontarsi con lo stile imprevedibile del tycoon. Istat, economia europea in ripresa dell'8% tra giugno e settembre, ma l'incertezza rimane elevatissima. Dopo la forte contrazione registrata tra aprile e giugno, appunto, il prodotto interno lordo dell'area euro e gli altri aggregati economici registreranno una ripresa nel terzo trimestre del 2020. Così l'Eurozone Economic Outlook, la pubblicazione elaborata congiuntamente dall'Istituto di Studi e Previsione Economica Tedesco, dall'Istituto Nazionale di Statistica Italiana e dall'Istituto Svizzero, dice questo: dopo il crollo di aprile e giugno, quindi, che era a un meno 11,8% nell'area euro e un meno 12,8% in Italia, il PIL è atteso in crescita dell'8,2% tra luglio e settembre e del 2,2% negli ultimi tre mesi dell'anno. Giorgia Meloni, eletta presidente del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei. Lunedì sera, nella riunione del Leicester Party, la nomina è stata approvata all'unanimità. Lollobrigida dice: un risultato straordinario. La leader Fratelli d'Italia, dopo i risultati ottenuti alle elezioni regionali, avrà la possibilità di accreditarsi anche a livello europeo e internazionale. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione, la seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.